Stefano Poggipolini è il presidente della Poggipolini di San Lazzaro. Che cosa fa la sua azienda? La mia azienda si è specializzata in questi anni sull'elaborazione di leghe speciali, quindi dal titanio, dove abbiamo iniziato nel 1970, fino ad oggi lavorato sempre di più ultimamente alle superleghe, diciamo, di acciaio, richieste soprattutto al mondo aeronautico. Senta, ma la sua azienda è, in realtà è stata fondata da suo padre Calisto, sì, molti anni fa. Lei quando è entrato? Il babbo l'ha fondata nel 1950, io sono entrato, diciamo, come operaio al suo fianco a 16 anni e da lì, diciamo, poi ho fatto le scuole Sciarrini, le scuole Aldini, Valeriani, Bologna, Serali, 3 anni, e da lì ho affiancato, ho intrapreso la carriera. Senta, ma lei ha portato dentro l'azienda una delle sue passioni, perché mi raccontava che correva, sì, in moto. Sì, io da giovane correvo in moto, motocross, e da lì mio padre ha iniziato a avere nella sua azienda un po' di leghe speciali, un po' di titanio, perché è un grande appassionato di ciclismo. Da lì ho preso un po' di materiale, abbiamo iniziato a costruire questo primo prodotto semplice per noi, le viti, e da lì abbiamo alleggerito la moto, la mia, e qualche anno dopo ci siamo presentati al primo Motorshow con il nostro stand, presentando questo nuovo prodotto, e lì abbiamo iniziato a avere un successo man mano sempre più importante. I primi clienti importanti che sono arrivati furono la Ducati di Bologna e la Brembo. Quindi facevate pezzi speciali per moto? Sì, bravo, viti, diciamo che tenevano fermi i carri per delle pinze, per la Brembo abbiamo iniziato da lì, e per la Ducati questi bulloni dei stili delle forcelle, del motore, da lì abbiamo fatto la nostra esperienza, tutta un'esperienza autodidatta, e sempre ogni anno che passava acquisendo clienti più importanti. Infatti a un certo punto siete passati dalle moto alla Formula, sì, 1. La nostra crescita, siamo passati nell'84, qui arriviamo all'84, al primo cliente importante, che è stata la Porsche, con un motore che allora correvano col TAG Turbo McLaren, e costruendo parti, prigionieri e viti speciali per questo motore. E con la Porsche siamo andati avanti fino all'88, e poi loro si ritirarono. A questo punto mi sono presentato in Ferrari, Formula 1, e da lì è iniziata la nostra storia nelle Formula 1, fino ad oggi sta continuando. E poi lei si è presentato e le ha proposto di fare pezzi speciali? Sì, lavorando con questa lavorazione di titanio, lavori prigioniere, che c'è un bisogno, diciamo, sempre più impellente, e loro insieme direi che siamo cresciuti, perché lavorare per la Formula 1 ogni giorno si impara sempre qualcosa di più efficiente, di tecnologia, c'è bisogno alla ricerca costante dei materiali nuovi, perché nel Formula 1 sono affamati di materiali nuovi, materiali che hanno caratteristiche, i trattamenti termici, infatti siamo arrivati qui negli anni 2000 e abbiamo aperto un'azienda che fa i trattamenti termici, e questo è dovuto proprio alle esigenze della Formula 1 di avere un prodotto sempre più performante, sempre più sicuro ed efficiente. Senta, però questa evoluzione tecnologica poi si scontra nel 2008 con una crisi pesante, poi cambiano anche i regolamenti della Formula 1. Quindi voi, sì, sì, infatti riguardo alla Formula 1, dove è sempre stato per noi il settore leader, diciamo il 100% quasi del fatturato, arriviamo al 2008 e cambia regolamento. Il regolamento, purtroppo, quando cambiano i regolamenti, cambiano in pochi mesi, e il regolamento ha imposto riduzione di costi a tutti i team della Formula 1, annullamento dei test e i motori stessi che devono durare non una gara ma 4 o 6 gare, e quindi questo ha portato a un crollo, una vera crisi per la nostra azienda. Quindi da lì ci siamo guardati intorno, io con i nostri tecnici, con mio figlio anche, e abbiamo portato questa tecnologia nelle macchine di superturismo, quindi Ferrari anche qui superturismo, presentando dei nostri progetti con leghe speciali, sia di titanio e superleghe, e anche con qualcosa di carbonio. E abbiamo aperto un mercato, un settore nuovo, anche questo è stato molto importante, tant'è vero che oggi ci sono aziende come Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche che usano prodotti nostri, nostra progettazione,
E poi però vi siete anche, cioè, quindi siete passati dalla Formula 1 alle supercar, diciamo, sì, del Gran Turismo. 2008. E poi da lì avete fatto un ulteriore salto. 2008, parallelamente a questo, ci siamo presentati in aeronautica, con Augusta, è stato il nostro primo cliente, quindi Augusta Westland, e anche con loro è andata presentandoci con queste lavorazioni speciali sul titanio, così esasperati, pieni di tecnologia acquisita dalla Formula 1, abbiamo trovato anche lì porte aperte e stiamo facendo veramente un ottimo lavoro in aeronautica. Tanto è vero che nel 2011 l'aeronautica ha superato il 50% del fatturato dell'azienda, quindi oggi il nostro mercato principale è nel settore aerospace in grande sviluppo, e poi c'è il settore del Gran Turismo, anche questo in sviluppo, e la Formula 1, che è sempre un fiore all'occhiello, che negli ultimi tre anni è stabile, diciamo, non è in crescita, diciamo. Quindi, se vogliamo fare dei numeri, siamo su un 18-20% di Formula 1, un 25% di Gran Turismo e oltre il 50% di aerospace.